Eccoci amici, benvenuti in questa nuova diretta allenamento. Chissà chi si allenerà con noi oggi, perché ultimamente ci state dando veramente buca, perché adesso fa caldo, è mezzogiorno, nessuno di voi si vuole allenare come si deve. Allora, guardiamo un po', mi collego anche io, vediamo un po' chi si aggiunge, aspettiamo qualche minuto. Aspettiamo qualche minuto, ci siete amici? Certo, Ilaria, ciao, tu sei sempre super presente. Buongiorno Monica, buongiorno Joy Joy, ciao Alessandro, buongiorno. Ah, però oggi è... Tu me li sottovaluti. Combattiamo il caldo oggi, bella ventilata la giornata di oggi, qui mica tanto. Allora. Buongiorno Joy Joy, buongiorno. Quindi siete pronti per iniziare, ma sono molto contenta. Ma bravi, ma che bravura, ma che secchioni. Ok, ragazzi, ci siete, ci siamo. Buongiorno, vi state collegando, bravissimi. Io intanto sto guardando un po' di cose. Io stamattina ho fatto un'ora di camminata, bene, anche io l'andrò a fare nel pomeriggio. 6:30, brava. Bravo Alessandro, che c'era un bel fresco. Bravissimo. Buongiorno Stefano. Mi collego anche io con voi. Vi metto dei cuoricini, eccomi qua. Ottimo. Allora, Joy Joy ci sta guardando. Mi appaiono tutti i nomi dei secchioni, eh? Ciao Nancy. Mi appaiono tutti i nomi dei secchioni, eh? Buongiorno Simone, buongiorno. Buongiorno. Allora, manca il nostro Luigi che non lo vedo. Ormai siamo diventati una big family, siamo una bellissima famiglia. Ok, tra poco iniziamo. Cosa volete scriverci nel frattempo? Giuseppe sta per arrivare. Stiamo per iniziare questo nuovo workout allenamento. Oggi non c'è Marco, come sapete, perché è il giovedì. Marco ci dà buca. No, ovviamente. Permesso. Ciao Arsenio, buongiorno. Eccoci, buongiorno ragazzi, eccoci qua. Allora, oggi ho deciso. Oggi è pure scalzo. Ultimamente, non so, mi manca allenamento scalzo. Infatti, intanto buongiorno a tutti ragazzi. Non so se vi capita anche a voi, forse la casa. Ah, oggi è la seconda consulenza di questa sera. Alessandro oggi ha una consulenza, okay. Vedi, con noi. Ok, perfetto. Forse con Franci. Può essere. Sì, perché oggi è giovedì e sì, quindi sì, sicuramente con Francesco. Con Francesco, ok.
No, stavo dicendo che ogni tanto, soprattutto qui nella nostra stanza, qua, nella nostra TLM Room, mi capita spesso di allenarmi in scalzo, ho questa... riesco meglio, non so, a percezione proprio, no? Anche a te ti capita, no? Ma sì, io quando faccio Pilates... Tu ti alleni spesso in scalzo, è vero. Quando faccio Pilates mi piace, sì. Poi dipende sempre i tipi di esercizi che fate, però... Guarda, voglio vedere proprio gli esercizi che c'erano oggi, che sto saltando, voglio proprio vederli come erano adatti alla mia situazione, guarda. Voglio vedere. Oggi faremo un total body. Ah, bene, guarda, proprio indicato per chi deve evitare di tonificare la parte inferiore. Un bel total body. Un total body. Bene. Ci piacciono... Come dice la mia ostetrica, troppo tono non sempre va bene in certi momenti della vita. Ah, giustamente. La crema abbiamo scoperto che non può ipertonificare il perineo. Esatto, devo stare attenta. Ciao Luigi! Devo stare attenta perché molte ragazze ipersportive hanno poi problemi durante il parto. Perché cosa succede? Quindi che il muscolo... Quindi bisogna allenarsi in maniera un po' diversa. Praticamente il muscolo funge da protezione e non permette la fuoriuscita, no? del neonato, e quindi questa cosa insomma rende il parto alquanto doloroso. L'ostetrica, è venuto anche Giuseppe, ha consigliato di allentare un po' la situazione. Allora, siccome sono le 12:11 e so che i più puntuali già mi stanno no, sono tutti intranquilli. Che facciamo? Secondo me c'è già un po' il clima estivo, il clima un po' di relax, di vacanze, clima di vacanza, lo vedo, lo sento, lo percepisco, già quando arriva l'estate hanno già chiuso le scuole, vero? Certo, da mo'. Indietro, si vede che non c'ho figli. Si vede che per il momento non hai figli. Si vede che non c'ho figli. Ce li hai i figli, solo che non li vedi. Ce li ho, ma non... sono dentro la pancia. Non vanno a scuola, quello volevo dire. Allora, quindi che cosa servirà oggi per l'allenamento odierno? Allora, anche oggi ci alleneremo in 30 minuti. Vogliamo far sapere agli nostri amici dell'Instagram che siamo qui in diretta, che ci stiamo allenando. Certo, possiamo dirlo anche ai nostri amici dell'Instagram. In diretta prima di iniziare la vera diretta, il vero allenamento. Possiamo dirlo anche a nostra amica dell'Instagram. Vi dico che cosa andremo a fare. Facciamo una diretta nella diretta. Una storia all'interno della diretta. Eccoci. Oh, vogliamo dire anche a nostra amica dell'Instagram che siamo live su Facebook in questo istante. Sulla pagina. Per una nuova diretta. Allenamento. Vi aspettiamo. Sì, passati là, allenamento. Allora, per quanto riguarda noi invece, oggi i ragazzi ci diranno. O le fascette vanno bene anche le cavigliere. Io per comodità, per velocità, utilizzo queste qui perché faccio prima a metterle e a staccare. Le cavigliere ci metto un po' di più, ok? Vedi? Uno, due, allora poi, sempre perché comunque andiamo ad allenare tutto il corpo, serviranno o le due bottiglie o i manubri. Quindi se avete le bottiglie molto bene. Prendete le bottiglie molto bene, altrimenti, scusate se girovano a destra e a sinistra, altrimenti utilizzate i vostri pesetti, ok? Due manubri. Li metto qui. Poi che cosa servirà? Ok, manubri. Con i manubri faremo anche questo esercizio qua, corpo libero, fascette. Ok, allora ragazzi, quindi come avete capito, due attrezzi per oggi, manubri o bottiglie, oppure le fascette, oppure in alternata, quindi lo potete fare comunque anche il corpo libero se non avete nulla, oppure le cavigliere. D'accordo? In alternativa, non in alternata. Sì, in alternativa. Vi consiglio, se già avete le cavigliere, mettetele, così le tenete per tutto l'allenamento, d'accordo? Allora, che dire, io mi metto già in posizione. Allora, io mi metterei in posizione così tutti gli esercizi. Si metto così, mi vedi? Ti vedo, certo. Perfetto, la regia oggi, diciamo che fa solo quello e quindi è molto molto attenta. La regia fa sempre tante cose contemporaneamente. Allora ragazzi, un attimo che ho il timer qui. Andiamo col timer. Oggi ragazzi stiamo iniziando con ben 5 minuti di ritardo.
Oggi è il primo di luglio, quindi c'è chi ha tanti buoni propositi per l'inizio di luglio. Inizia un nuovo mese. Inizia un nuovo mese, certo. Allora, pronti? Partiamo, ragazzi. Piccolo skip e poi si va. Ok, su. Ciao Andrea! Sto per riscaldare, ok ragazzi? Vediamo, parte alta, parte bassa. Intanto vi volevo aggiornare nella mia percentuale di, diciamo così, di forma. Sto ottenendo, diciamo, siamo già sul 90-95%, però sto evitando di correre in questo periodo, soprattutto nelle nostre zone. Bravo, non correre, va! Braccia, apro. Ne facciamo solo due, basta. Dopo un po' di riscaldamento a livello motorio, cardiovascolare. Bellissimo allenarsi scalzo. Preferisco. C'è un po' più la sensazione di libertà. Otto, è così. L'anno scorso, in questo periodo, eravamo ancora a casa ad allenarci. Mi sembra di sì. Alle 8 di mattina eravamo ancora a casa. Fasce. Fascettine, fascettine. Ok. Allora io vi consiglio di, in questo caso, appoggiarvi da qualche parte, ok? Quindi qualcosa anche qui. E quello che andiamo a fare è la lateralmente vado a. Quindi questo esercizio qua, ragazzi, lo potete fare, come vi ho detto, anche a corpo libero se non avete la fascetta, ok? Vi alzerete di più a corpo libero con la gamba. Quindi ciao, potete, Stefano! Potete arrivare anche con la gamba a 90 gradi, se non avete la fascetta. Vi consiglio di percepire il lavoro dietro al gluteo. Più alzate e più lavorano anche gli obliqui. Ok, pausa. Allora adesso mi metto di qua, così riesci a vedermi così? Certo che sì. Ok, allora, lato destro abbiamo fatto, andiamo a fare il lato sinistro, ok? Pronti? Ragazzi, oggi total body, andiamo a allenare soprattutto parte alta, addome e glutei, importantissimo, è un total body, via! Non vi preoccupate se sedete anche qui, l'addome, lateralmente. Sono gli obliqui che si fanno sentire. Non dovete andare velocissimi, ma dovete andare in maniera controllata in modo da percepire bene sia i muscoli del gluteo. Se non percepite bene i muscoli del gluteo, vi consiglio di mettere una mano sul gluteo lateralmente, proprio per cercare di stimolarlo. Ok, questo è andato. Andiamo con il secondo esercizio. Pesetti, manubri, quello che avete, e ci mettiamo a terra. Ok, in questo modo qua. Vedete? Mi vedono? Ti vedono sempre. 3, 2, 1, apro e chiudo. Visto che voglio stimolare l'addome, alzo le gambe, su, equilibrio massimo, qua ci vuole più equilibrio, sollevando le gambe, inspiro, tocco i gomiti giù e alzo, inspiro quando apro, butto fuori l'aria quando chiudo. Molto bene. Prendiamo fiato. L'esercizio che dobbiamo fare adesso lo faremo nei piedi. Sono gli stacchi. Vai, allora, di stacco. Andiamo di stacchi con manubri. Gamba divaricata, larghezza spalle. Scendo, mantenendo la schiena dritta, prendendo leggermente le ginocchia. E salgo, via. Schiena dritta, fuori. Schiena dritta, fuori, ok, schiena dritta,
fuori. Ok, sempre con i manubri, ragazzi, certo. Sempre nei piedi. Andiamo a fare questo esercizio qua. Lo faccio vedere senza nulla. Da questa posizione, busto sempre in avanti, sedere indietro, in questo modo. Ok, e vado più indietro possibile. Vai, prendiamo i manubri. 3, 2, 1, via. Ancora, possiamo chiedere alle persone che salivano con noi quali attrezzi hanno? Quali attrezzi avete a disposizione? Quali attrezzi hanno a disposizione attualmente? Non quelli che vorranno comprare. In questo istante. In questo istante, quali attrezzi avete per allenarvi? È una mia curiosità per capire anche come potervi poi consigliare gli allenamenti, ok? Allora, ritorniamo giù a terra, tutti giù a terra, tutti giù a terra. Solo bottiglie, dicono. Solo bottiglie? C'è qualcuno che ha delle fasce elastiche? Allora, vi do il via io, L'esercizio è, da questa posizione, andare giù, mani sotto al sedere. Dicono bottiglie? Sì, poi... Nessuno ha delle fasce là? Fasce bottiglie. Ok. Fascette piccole o fasce lunghe? Quelle da... Piccole o lunghe? Aperte o chiuse? Infatti, aperte o chiuse. Vai, possiamo già iniziare. Apro e chiudo. Anche qua, ragazzi, vado a sentire soprattutto la parte esterna, se uso le fasce. Se uso le canigliere, sentirò un po' più la parte interna. Riposo. Quattro misure chiuse. Quattro misure chiuse. Quindi immagino che tu dovresti avere o queste oppure quelle un po' più lunghe, però sempre chiuse. Allora, ragazzi, ritorniamo a terra. Prendiamo in mano una bottiglia o un peso e andiamo a fare questo. Gambe alte. 3, 2, 1, via. E c'è quello andato a toccare. Ha dimenticato gli elastici a casa, ah. Ilaria. Beh, bottiglia da 2 litri però, non proprio da 1. Riesci a fare un sacco di roba già con le bottiglie. C'è quello di andare in alto. Ok. Molto bene. Allora, ragazzi, andiamo a vedere un po' cosa c'è adesso. Sempre da terra, un altro esercizio che andiamo a fare è il ponte. Quindi mettiamo il peso qua, 3, 2, 1, e alzo. Pronti? Vai! Fuori l'aria. Ok. Allora. Ciao, Sara. Torniamo giù a terra.
è quello che facciamo in mountain climber da terra. Allora lo facciamo sulle mani, ragazzi. 10, 9, guardate un po', posizione, posizione. L'esercizio è questo, la velocità la scegliamo noi in base a quello che riusciamo. Via, cerco di andare a toccare con le ginocchia il gomito dello stesso lato, anche se non lo tocco va bene lo stesso. Lo dobbiamo sfiorare, non è che ci dobbiamo far male. Ok, bene ragazzi. Allora, appena fatti 8 esercizi, quanto ci abbiamo messo? Giusto 10 minuti. Perfetto, siamo andati abbastanza veloci, contando che ci siamo fatti anche un po' di riscaldamento. Andiamo a riprendere la fascia, riprendiamo dal primo esercizio. 8, 7, 6, 3, 2, 1, apro. Guardate dove metto la mano io, è importante, è qui che deve lavorare. Sara, controlla gli esercizi. Lo potete fare con le fascette, cioè con le fascette, con le fasce in questo modo, ok? Andiamo giù con gli stacchi, via. Pronti? Via. Qui se avete potete utilizzare anche un'intera cassa d'acqua e fare l'esercizio con più carico. Inspiro quando scendo, fuori, ok, riposo, rimaniamo qua, ok ragazzi, questo è l'esercizio che si può fare anche con una cassa d'acqua, poi al massimo faccio vedere
col disco come faccio a impugnare. Allora, ritorniamo sempre dai piedi con i manubri e vi faccio vedere come fare. 3, 2, 1, dietro, dietro. Ancora, sento tutta la parte posteriore. Dieci. Ok, riposo. Fatti vedere, siamo adesso al giro di boa, ok? Ciò vuol dire che mancano poco. Riprendiamo le fascette, manca la metà. Vediamo giù. 8, 7, 6, mettiamo le fasce. Mani sotto i glutei. Apro, chiudo, via. Tiro fuori quando apro. Ok, molto bene. Allora, questo è andato. Sempre da terra. Crunch col peso. Anche qua, se volete aumentare il carico, ragazzi, vi consiglio di utilizzare una cassa, altrimenti va bene con un peso. 5, 4, 3, 2, 1 e andiamoci. Ancora 5. 1, ok. Molto bene. Come sta andando? Benissimo. Benissimo, come i nostri ragazzi. Diteci come sta andando. Si alleneranno anche in differita, l'hanno già detto. Sicuramente, sicuramente. Ok, andiamo giù sempre a terra. Ponte i glutei. Posso mettere anche due manubri se voglio solo caricare di più. Uno sopra l'altro, perché io questo modo. Pronti? Ho messo queste canzoni oggi un po' delicate. Ho il fiato quando vengo su. Dicono bene tosta. Dai. Pausa. Fatemi vedere cosa c'è dopo. Monte climb. Ok. Siamo già a termine del secondo, però. Guardate veloce. Yes, yes, yes. Monte climb. Ok. Pronti? 3, 2, 1, via. Dai che dopo di questo c'è l'ultimo giro. Dovremmo essere a 20 minuti di lavoro. Yes.
sta andando molto bene a livello di tempistica. Ultimo giro, ci siete ragazzi? Ce la fate ci sono, con l'ultimo ci sono. Chi si sta allenando con noi? Ci siete per l'ultimo giro? Ci siete? Fatemi sapere, dai. 30 secondi a questo. Aspetto il vostro feedback. 30 secondi e partiamo. Nel frattempo. Ritorniamo con le fascette dai piedi. Siete? 4. Ci siamo, dicono. 3, 2, 1 e vai, laterale. Da dove è che ci sta seguendo in aria? Da dove? Da quella località marittima? No, lei è. Penso che sia in Campania adesso, credo. Beh, in Campania. Qualche località marittima, immagino. Ancora lì, altre 3, 2, 1, ok, pausa ragazzi e andiamo dall'altra parte. Beh, vedete che solitamente con l'estate c'è stato un abbassamento della media, Cristina? Abbastanza. Un abbassamento della media? Abbastanza. Com'è questa cosa qua? Com'è? Ci sta, È più fatica allenarsi, solo... Ci sta. Solo alcuni riescono a mantenere il ritmo dell'allenamento in estate. Ci e sta. Immagino che molti si allenino anche cambio lato, normale, si allenino o la mattina presto o la sera un po' più tardi. È sul Gargano. Ah. No, Gragnano, scusa, ho detto Gargano. Ah. Sono un po' ciecata. Ancora con questi glutei. Ah, 3, 2, 1, ok. Bene. Dai così, dai così. Ritorniamo sulla terra con i manubri. Potrei fare anche sulla pitbull. So che non ce la quasi nessuna pitbull, però ve lo faccio vedere. Un domani la potete comprare. Faremo anche la pitbull. Come no? Le prime che arriveranno saranno le fasce elastiche, ragazzi. E apro. Mi ricordo per chi lo facesse da terra, per chi lo fa da terra, gambe alte. Ok, che differenza c'è farlo sulla palla e molti si stanno chiedendo. Vai, aumentate, dicelo tu. Aumentate la capacità di equilibrio della spalla, perché giusto, avete meno stabilità col fatto che la schiena non poggia su una base solida, ma che siete comunque molto mobili sulla palla. Via, ok, due piedi. Uno, due, tre, due, uno, via. Sì, sì, ho presente dov'è Gragnano. Schiena dritta, guarda avanti. Percepisco tutta la mia zona posteriore, cosce, quindi femorali. Glute. Percepiamo. Glutei in salita. Inspiro. Posso fare anche un secondo giù? E salgo. Ok. È chiaro? È sempre... mi sono dimenticato di far vedere lo stacco con il peso. Però avete capito. Se avete una cazza d'acqua, voglio utilizzare quello. Ritorniamo con... le estensioni con manubri. Allora, la prima posizione 3, 2, 1, pulso in avanti e andiamo a spingere dietro i manubri. Braccia tese.
Ok, non avete visto fuori il fiato quando vado indietro e c'è la massima, massimo sforzo. Mancano gli ultimi 4 esercizi e 4 minuti e mezzo al termine. Ok ragazzi, via a terra con le fascette elastiche. Anche questo lo potete fare con le gambiere libere. 3, 2, 1. Importante mettere i palmi delle mani sotto a sedere per diminuire quella che è la schiena che ti va a inarcare. Ok, molto bene. Ciao Melissa! Giù a terra. Crunch. Ultimi 4 minuti. Pronti? 5. Questa è la posizione di partenza. 3, 2, 1. Vengo su. Fuori il fiato quando vengo su. Via, fuori. Che poi vai a iperventilare. Pop.
Sto guardando che io non potevo fare una ceppa degli esercizi di oggi. Lo volevo dire agli amici da casa. Ancora 10. Scegliamo il sumo spot con le gambe larghe. 2. 1. Finish. Bravi Erini. Bravi ragazzi. Allora, è andata ragazzi. Bello, intenso, veloce, rapido. Tosto. Molto smart, anche perché con poco... Ilaria, cosa ci vuoi dire? Io aspetto te, Ilaria, Feedback. Un bel feedback. Un bel feedback da Ilaria. Direttamente da Gragnano. No, Gragnano, quella G. Gragnano. Gragnano, scusate. Allora, eccoci qua. Abbiamo finito, ragazzi. Allora, ci facciamo due domande, che così ritorniamo in noi. L'acqua ce l'ho qua, asciugamano ce l'ho qua. Sono sudatissimo. Mamma mia, dicono da casa. Chi? Alessandro. Grande Ale. Bene. Io vengo un attimino più in qua. Ah, non vuoi andare ad asciugarti? Vengo, no, subito? Tutto qui. Sono già... Allora... Bellissimo, anche se molto soft ma intenso, fatto tutto anche senza fasce, c'è sempre un'alternativa a tutto, vero? Vero. Beh, allora ragazzi, diciamo le cose come stanno. Se voi questo qui lo facevate utilizzando due pesetti, scusate, se lo facevate utilizzando due pesetti, anche 7-8 kg, 10 kg, o le fasce elastiche, diventava un esercizio, un allenamento più intenso. Però è giusto anche con la metodica che abbiamo utilizzato, comunque averlo personalizzato a livello proprio di attrezzatura, in modo tale che comunque è stato intenso lo stesso, perché il 30-30 ci fa comunque faticare lo stesso, nonostante comunque il peso, l'utilizzo del peso. Anche io utilizzavo pesi molto leggeri comunque, perché comunque il tipo di allenamento si presta a essere eseguito anche con bottiglie, d'accordo? Certo. Domande, qualcuno? Vediamo se arrivano delle domande. Nel frattempo, come ti senti dopo questo workout? Cosa potresti dire di questo workout? Dici io? Sì, dico tu. Come ho detto prima, è un allenamento molto smart, che si riesce a fare dappertutto. Veloce, bastano veramente due bottiglie d'acqua o due camigliere per fare tutto. Lo si può intensificare ancora di più, bastava ad esempio questo allenamento, io l'ho voluto fare comunque utilizzando le fascette e il peso, giusto, di mani da 7 kg, ma se avessi fatto la metodica 40-20 ragazzi, con le bottiglie va da Dio, va benissimo, si aumentava di più la capacità, l'intensità e le ripetizioni, quindi si aumentavano le ripetizioni perché si aumentava il tempo di lavoro, 40 secondi al posto che 30, si diminuiva la tempistica di riposo al posto di 30-20, e in quel caso con le bottiglie si faceva un allenamento ancora più intenso. Alessandro dice che ha avuto difficoltà negli affondi da in piedi, forse non ha capito bene la posizione, vuoi fargliela rivedere? Gli affondi da in piedi non c'era. Ah, gli stacchi forse gli stacchi. Alessandro, dimmi se era questo l'esercizio. Lo facevo così, giusto? Questo qua? O lo squat? No, allora aspetta, intendi questo? Lui scrive: affondo le fascette che ho io a varie misure indicate con i pallini. Sì, esatto, intendeva questo. Ok, perfetto. Questo è uno stacco, non è un affondo. Lo stacco non è un affondo, quindi è uno stacco. L'affondo, ragazzi, è questo qua solitamente, chiaro, che può essere avanti, dietro, volendo anche laterale. Però in questo caso gambe ferme, larghezza spalle, scendo, andando a mettere quindi in bacino in alta versione, schiena dritta, con le braccia seguo la linea di cosce e gambe, sempre schiena dritta, arrivo fino a che la schiena mi permette di andare giù senza modificare, diciamo, l'asse, ok? Dopodiché inspiro, vengo su e butto fuori.
Con le fascette forse è un po' complicato? No, qui non... con le fascette lo si può fare, non è che non si può fare. Lo si può fare con le fascette, ad esempio io metto la fascetta su un piede, la metto sull'altro, quando vengo su faccio questo, ok? Vedi? Lo posso fare con le fascette, lo posso fare con le fasce normali. Con in mano i pesetti. Con in mano i pesetti come l'ho fatto vedere io. Vedi Alessandro come potresti farlo? Okay. Hai capito bene come poterlo fare Alessandro? Comunque, è chiara la cosa? È un esercizio che si... deve studiare meglio, ho detto Alessandro. Ah, comunque, ragazzi, contate sempre che questi esercizi lo fate migliaia e migliaia di volte e migliorate solo con la pratica, ok? Con nient'altro, è inutile che credete di fare l'esercizio perfetto alla prima volta. Questo è un pensiero non corretto, anzi, dovete sbagliare la prima volta e poi man mano migliorare dalla volta successiva. Mi piace questa cosa, si può applicare anche in altri ambiti della vita? Sì, sì. Ah, si può applicare in tanti ambiti? Sì, sì. No, dico, se uno fa esperienza, quindi fa tante cose, le fa giuste, sbagliate, però sì. È l'importante che si facciano. Sì, sì. L'importante è sbagliare. Però attenzione a non essere troppo recidivi. Recidivi, sì. E questo è il messaggio che voglio passare. Che vuoi condividere. È normale che se sbagliate oggi, sbagliate domani, sbagliate dopodomani, però se avete quel margine di miglioramento è quello che vi serve, che vi aiuta poi a dire ok. Cioè, tra il migliorare costantemente e lo sbagliare sempre di meno, sarebbe più corretto la parola sbagliare sempre di meno. Perché se noi partiamo sul miglioramento, partiamo già da una sticella altissima che sì, è motivante, però potenzialmente già ci mette nel primo tentativo di essere quasi perfetti. Sapete, nella prima gara, mi ricordo ancora la prima gara di bodybuilding che feci, io avevo in mente di arrivare in gara e vincere. Cioè avevo mentalità così, forse perché venivo dal calcio e avevo vinto diverse cose e quindi la mia mentalità era ok, adesso vado a fare un altro sport, mi alleno bene, vinco. Cioè, solo perché ti sei allenato bene, allora vinci. No, non è così, ragazzi, perché anche se ti alleni bene, comunque devi fare la pratica e devi sperimentare poi nel luogo in cui ti trovi, realmente se, ok, ti sei allenato bene, ma per quel contesto lì ti sei allenato bene, cioè hai calcolato tutte le variabili, molte volte no. Ok? È un po' come, che ne so, fate una simulazione di guida con i videogiochi, poi andate a guidare realmente una macchina su strada e cambiano mille variabili, mille contesti, perché non è come il videogioco con cui vi siete allenati. Stessa cosa vi potrei dire, che ne so, vi allenate in piscina per fare una gara però che si terrà sul mare, e poi quando andate sul mare, nonostante voi vi siete allenati in piscina, sul mare le cose possono cambiare, perché comunque ci sono le onde, ci sono le correnti, cioè è diverso, ok? Quindi è la stessa cosa, quando vi allenate, quando vi mettete in una sfida, non è giusto puntare in alto, ma è altrettanto giusto questo ragionamento che vi ho detto. Mi impegno a sbagliare sempre meno, ok? Più che parto con un'asticella altissima credendo di vincere e prendo la batosta sui denti, ok? È un discorso molto psicologico. Allora, però diceva Maradona che i rigori li sbaglia soltanto chi ha il coraggio di tirarli. È quello il discorso. Cioè, ragazzi, io credo che le persone che hanno fatto meglio, che hanno fatto meglio nella storia, siano anche le persone che hanno sbagliato di più nella storia. Il problema è che molti di noi li ricordiamo per i successi che hanno fatto, non tanto per i fallimenti. Quindi il fatto di provare, di cimentarsi, so che... come si chiama il ragazzo che... prima Alessandro. Alessandro. So che adesso mi sto allungando su questo discorso qua, ma proprio da lì che si parte, cioè è proprio da dire, sapete, molte volte faccio la verticale e sapete che ancora molte volte cado, ok? E tutte le volte che cado penso, vedi, mi sto avvicinando a farlo sempre meglio, mi sto avvicinando al miglioramento.
il cadere fa parte dell'arrivare, fa parte dell'obiettivo che volete raggiungere, ok? Quindi fa parte. Mi volevo un po' soffermare sul discorso, anche se questo è un argomento bello che si potrebbe veramente aprire. L'altro giorno ero in consulenza con un ragazzo e lui faceva delle domande sul come poteva diventare seguendo il percorso. Quindi voleva una sorta di, passami il termine, rendering, sì, sul fisico, ok? Che sembra una cosa banale, ma non lo è, perché giustamente una persona dice: ok, io mi impegno, investo le mie energie, ma quale potrebbe essere realmente sul mio corpo il miglioramento? E io senza tanti giri di parole gli ho dato una sorta di fisionomia, facendogli vedere anche chi come lui aveva ottenuto un certo tipo di fisico partendo da un certo tipo di condizione, e facendogli vedere che tipo di fisico poteva andare a ottenere in linea di massima, cioè non è che ho fatto un rendering vero e proprio, certo, in linea di massima che tipo di fisico poteva andare a ottenere con una certa certezza. Scusate il gioco di parole, con una certa certezza, sì, proprio per questo, perché in che cosa differenzia, diciamo così, qual è la differenza tra rivolgersi a un professionista con dell'esperienza e fare da soli? Che molte volte, senza molte volte, che un professionista riesce a vedere più lontano rispetto a quello che voi vedreste oggi. Ha un'esperienza tale da riuscire a vedere anche a 6 mesi, un anno di tempo, come andrà a svilupparsi quel tipo di fisico o poi, che ne so, altri contesti, ok? Professionista, vi sto facendo anche un discorso anche generale, non per forza specifico nel nostro settore. Però quello che riuscite a fare affidandovi a un professionista è proprio questo: riuscire ad avere una visione, o comunque qualcuno che abbia per voi una visione a medio lungo termine di quello che succederà, e quindi avere, tra virgolette, una sicurezza in più su che cosa state facendo, ok? Anche sull'investimento delle vostre energie e risorse, chiaro? Questa è una cosa importante, perché quando non riuscite a vedere lontano, molte volte sapete cosa succede? Che vi demotivate e non riuscite ad andare avanti, proprio perché non riuscite a vedere oltre, non riuscite ad avere visione. Bravissimi, cioè quello che un professionista fa è darvi la visione e non farvi perdere tempo, perché in tutto quello che fa poi riuscite a ottimizzare i risultati anche col tempo, perché molte volte voi dopo un mese mollate, però è capace che i risultati dopo 3 mesi non lì dietro l'angolo, il professionista ve l'ha già preventivato, e quindi voi vi fidate di questa persona e quindi andate avanti, non tanto perché vedete i risultati lì per lì, ma proprio perché vi fidate. Poi sicuramente secondo un metodo, come dicono molte ragazze e ragazze in consulenza, già dopo 15 giorni io vedo i miglioramenti. Ok, perfetto, quello è importantissimo. Però ricordate che un percorso si fa molto sulla fiducia della persona che vi state affidando, ok? Questa è la cosa importante. Allora, direi che possiamo concludere questa diretta. Noi ci vediamo qui lunedì sempre a mezzogiorno per un nuovo allenamento insieme. Grazie. Ciao amici. Ciao,